Abbiamo detto, abbiamo cominciato dicendo che questa 45esima edizione di EIMA si svolge in un periodo in cui il contesto geopolitico mondiale è decisamente complesso e instabile. Ecco, agricoltura una variabile decisiva negli assetti geopolitici, il tema dell'incontro che si svolge qui in EIMA. Quindi qual è il ruolo dell'agricoltura? Un ruolo fondamentale, un po' negletto, un po' dimenticato, per poi scoprire che ad esempio può essere decisiva. Vediamo anche l'accordo sul grano stipulato da russi, ucraini con la Turchia come mediatrice ormai qualche mese fa. Questo è essenziale per evitare ad esempio che tutto il nostro fianco meridionale, quindi il Nord Africa e il Medio Oriente, esploda, perché il prezzo del pane, per essere molto chiari, va alle stelle. O ancora il rapporto tra la vendita di grano russo verso la Cina, che determinerà molto dei rapporti fra i due paesi. Di più, la vicinanza del Brasile, il gigante latinoamericano, alla Russia è dovuta a che cosa? Ai fertilizzanti russi che il Brasile compra da quelle parti, e ancora la dipendenza che il Brasile ha dalla Cina è dovuta alla soia che esporta verso la Cina, e la Cina compra quasi il regime monopolistico dal Brasile. Parliamo di alcuni dei paesi più importanti del mondo che non vivono essenzialmente di agricoltura, ma che hanno l'agricoltura come elemento decisivo nelle relazioni tra di loro.